imparando a ridurre i rifiuti, a risparmiare acqua ed energia e a prenderci cura delle cose che abbiamo in casa, potremo preservare le risorse e risparmiare denaro. Le nostre azioni quotidiane, anche se piccole, sono importanti. Ecco alcune idee per iniziare fin da subito una vita più sostenibile dentro casa. Un piccolo gesto può avere un grande impatto sull'ambiente. Tutti insieme, grazie a semplici accorgimenti quotidiani, possiamo contribuire a preservare il nostro pianeta, per noi e per le prossime generazioni. Vivere la casa in modo più consapevole non solo aiuterà la Terra, ma ci farà anche risparmiare. Scopriamo insieme qualche consiglio pratico. Ma prima ti ricordo di iscriverti al canale e di lasciare un like al video se anche tu, come me, pensi che alcuni semplici gesti possano davvero fare la differenza. La bolletta della corrente è una delle principali voci di spesa in ogni casa, ma esistono alcuni modi per usare l'energia elettrica in modo più intelligente. E partiamo proprio dalle lampadine. Se in casa hai ancora delle vecchie lampadine a incandescenza o al neo, dovresti proprio considerare di passare al più presto a nuove lampadine a LED. In media la durata di una lampadina LED è di circa 25.000 ore e quindi dureranno sicuramente per parecchio tempo. Nei mesi estivi una buona idea per ridurre i consumi e gli sprechi è diminuire un po' l'uso dell'aria condizionata. Basterà un'ora al giorno in meno nei mesi più caldi, da giugno ad agosto, settembre, per ridurre notevolmente il consumo elettrico. E in più c'è da considerare che l'aria condizionata in realtà non fa proprio bene al nostro corpo. Meglio, anche se comunque non ottimale, l'utilizzo dell'opzione deumidificatore. In casa, se si vuole percepire una sensazione di maggior freschezza, è bene scegliere prodotti e tessuti realizzati in materiali naturali e traspiranti. E infine, da prevedere nel caso di ristrutturazioni, ma da considerare anche in situazioni normali, è l'installazione di impianti a ventilazione meccanica controllata, VMC. Aiuteranno nello scambio termico e nel ricircolo dell'aria, migliorando anche il livello di umidità negli ambienti. Se hai un giardino o un terrazzo, uno dei modi più naturali per proteggersi dai raggi solari e mantenere la casa più fresca è utilizzare le piante. Prova a posizionarle alle finestre e vicino ai muri esterni, più esposti al sole. Il verde ridurrà proprio l'esposizione al sole e assorbirà parte del calore, aiutando anche a regolare l'umidità. Secondo alcuni studi, le piante possono abbassare la temperatura di casa fino a 3 gradi centigradi. Lo sapevi? Gli elettrodomestici sono determinanti per migliorare l'impatto energetico, meglio perciò utilizzare dei prodotti con una buona classe energetica. Tra l'altro la scala di valutazione è da poco cambiata e sono sparite le lettere più o più, riproporzionando le classi dalla A alla G. L'indicazione inoltre è più precisa perché specifica per ogni categoria di prodotto e quindi scegliere più consapevolmente sarà più facile. Faccio poi un appunto sull'asciugatrice. È un elettrodomestico molto comodo, ma ci sono situazioni in cui forse è più conveniente utilizzare lo stendibiancheria, soprattutto se non si vive in un appartamento ma si ha a disposizione dello spazio all'aperto. Si potranno stendere fuori i panni nelle belle giornate oppure vicino ai termosifoni quando le giornate e le stagioni sono più fredde. È inevitabile produrre una certa quantità di rifiuti domestici, in particolare gli scarti alimentari e gli imballaggi. Due comportamenti virtuosi che aiutano a ridurre i rifiuti e a tenere più in ordine la casa sono la raccolta differenziata e una buona organizzazione del frigorifero. Non so se lo sapevi, ma in realtà il frigorifero è pensato per avere un ordine specifico nella disposizione del cibo. In alto vanno i dolci, il burro, il formaggio e gli yogurt. Nel ripiano in mezzo i cibi già cotti, gli affettati e i sughi, mentre in quello più basso vanno conservate le carni, il pesce e i cibi crudi. Sempre nel caso tu abbia un giardino grande, potresti anche considerare di effettuare il compostaggio dei rifiuti. Il compostaggio è un processo biologico del tutto naturale, mediante il quale i materiali organici come l'erba, i fiori, i resti della frutta e della verdura vengono sminuzzati, mescolati e areati,
per garantire un'adeguata ossigenazione e così si decompongono trasformandosi in terriccio ricco di humus, utilizzabile per reintegrare nel terreno sostanze nutritive e bioelementi. Compostare quindi è utile sia per garantire la fertilità del suolo sia per ridurre il quantitativo di rifiuti da conferire in discarica. E i vantaggi aumentano se si considera che il compost è un concime naturale ecologico, in grado di sostituire almeno in parte i fertilizzanti chimici ed eliminare o ridurre il ricorso a terricci e substrati di altra natura. Osservando e cambiando le nostre abitudini si potranno risparmiare molti litri d'acqua ogni giorno. Il modo migliore è legato all'acqua che usiamo per fare la doccia. Anzitutto evitiamo di lasciar scorrere l'acqua inutilmente e abituiamoci a chiudere il rubinetto quando non serve, come ad esempio quando ci si insapona. E se riusciamo, cerchiamo di rimanere sotto la doccia il giusto tempo, che è davvero di pochi minuti. Una cosa poi che non sopporto è vedere sprecare tanta acqua solo per aspettare che venga quella calda. In realtà ci sono dei metodi per ridurre i tempi d'attesa e per avere acqua calda subito. Una soluzione che si può adottare è quella di realizzare un impianto di ricircolo dell'acqua calda, ovvero installare una pompa che mantiene l'acqua calda in continuo ricircolo all'interno dell'impianto idraulico. Consiglio questa soluzione nel caso di rifacimento dell'impianto o nel caso di un nuovo progetto di casa. Un'altra alternativa è data dall'introduzione di un piccolo bollitore integrato nella caldaia. Puoi considerarlo proprio come un piccolo serbatoio d'acqua, un bollitore con dell'acqua calda sempre pronta all'utilizzo. In bagno e in cucina, infine, si può ridurre ancora la quantità d'acqua che utilizziamo grazie a dei miscelatori di buona qualità in grado di mescolare una buona quantità d'acqua con dell'aria filtrata in uscita, riducendo così gli sprechi. Anche nella scelta dei mobili per la casa si può decisamente essere più attenti. Anzitutto spesso i mobili vecchi o rovinati, invece di essere buttati, si possono riconvertire, riparare e riutilizzare, oppure rivendere. In generale spesso i mobili usati possono essere rinnovati con poco sforzo e denaro. Potrebbe anche essere un'attività divertente. Il rivestimento del divano potrebbe, ad esempio, essere di tipologia lavabile o interamente sostituibile, mentre un mobile potrebbe semplicemente aver bisogno di una mano di vernice o di mordente per durare più a lungo o per cambiarne l'aspetto estetico e tornare a piacerci di nuovo. E se invece stai pensando di acquistare un mobile nuovo per la tua casa, magari considera di sceglierne uno in materiali naturali o prodotto in modo attento e responsabile. Non farai del bene solo al pianeta, ma anche a te stesso o te stessa. Questi erano alcuni suggerimenti che trovo davvero utili e a cui spesso non si pensa. In generale, nella vita di tutti i giorni, alcune accortezze, anche semplici, ci possono davvero aiutare ad essere più sostenibili e possiamo partire proprio scegliendo al meglio i prodotti che acquistiamo, preferendo quelli riciclabili e riutilizzabili, invece che usa e getta, per ridurre così la quantità di rifiuti generati. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo con qualcuno che potrebbe essere interessato. Io ti ringrazio molto per aver scelto anche oggi la mia compagnia e ti mando un caloroso saluto. Ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!